Stefano Allasia, sulla salvaguardia dell'Ilva di Taranto la Lega Nord ha votato contro, perché? Ha votato contro perché non c'è stata possibilità di discutere, perché non ha posto la fiducia ma ha blindato il decreto contro le nostre proposte di modifica del testo, modifiche che riguardavano le questioni ambientali e le questioni del commissariamento. Qua ci troviamo di fronte al settimo decreto sull'Ilva di Taranto dove è stato fatto un esproprio di Stato, perciò noi siamo rimasti contrari dall'inizio perché non c'è stata possibilità di dialogo. Oltremodo si sta dando potere estremo al commissario anche nelle questioni penali, perciò si aprirà un fronte nei prossimi mesi che sarà da affrontare ulteriormente con l'ottavo decreto. In particolare voi che cosa chiedevate? Chiedevamo che fosse mantenuto il livello di salvaguardia lavorativo per tutti i lavoratori dell'Ilva e soprattutto anche quello dell'indotto e soprattutto poi nella futura compravendita la possibilità di discutere a livello parlamentare, dato che c'è un esproprio di Stato e lo Stato e il Parlamento deve metterci mano.